cerchiamo di ripartire sicuramente da questo video per continuare a crescere con la società, di coinvolgere, come sta facendo ormai Manuel da un paio di anni, sicuramente di coinvolgere sempre di più il mini basket, perché ritengo, insomma, che in un periodo anche particolarmente difficile dal punto di vista economico, cercare di basare la propria squadra anche su, sul settore giovanile e quindi sul proprio vivaio può aiutarci tantissimo da questo punto di vista. E vedo nuovi ingressi, da quello che mi ha detto Manuel, insomma, giocatori anche molto, molto importanti. Abbiamo un paio di ragazzi argentini che vi saluto cordialmente, insomma, e speriamo, insomma, veramente di rivivere le stesse esperienze e le soddisfazioni dell'anno scorso. Questo è quello che ci auspichiamo tutti quanti. Ripartire con l'Uli, secondo me, era molto molto bello ed importante, perché, insomma, una persona che, al di là del fatto di aver costruito una splendida vittoria senza portare a casa nessuna sconfitta, e questo devo dire, insomma, un record di 32-0, dico bene, 32-0, insomma, è un'esperienza fantastica per tutti noi. Devo dire che ha saputo anche trasformare molti dei nostri giovani, oltre che in giocatori, anche in uomini, capaci appunto di saper affrontare molto bene determinate situazioni in campo, e che lo hanno ampiamente ripagato da questo punto di vista, oltre a Galuppi qui presente, insomma, anche lo stesso Bondatti, Collalti, insomma, ne abbiamo di giovani anche proprio di Ferentino che possono darci una grossa mano da questo punto di vista, ma soprattutto ha saputo trasmettere la passione per questo gioco. Io non l'ho viste tutte le partite, ma da ex giocatore, insomma, qualche così un po' la capisco. Devo dire che ha saputo trasmettere un'impostazione tecnico-tattica ed intelligenza soprattutto tattica che non ho visto nelle altre squadre contro le quali appunto abbiamo giocato, per cui la riconferma, secondo me, era il tassello più importante. Abbiamo poi l'ossatura della squadra, sicuramente a sua volta molto importante, con l'esperienza del grande Marco Rossi, che saluto con grande affetto, perché devo dire che dal punto di vista della professionalità non è uguale, insomma, quindi questo sicuramente è importante per tutti i ragazzi giovani che sicuramente lo prendono come esempio. Ringrazio tutte le altre persone che collaborano con noi, e sicuramente poi Manuel vi dirà una bellissima novità che abbiamo quest'anno con la squadra femminile, che è anche questa un'altra esperienza bellissima.